Si è mossa la bamba. Eccolo, eccolo. Lo sento, eccolo, arrivato. Ho Che è preso una bomba successo? in cantina. Sì? Mi si è spenta la luce al secondo piano. No, Ho fatto due piani. vabbè. Al Ma no, buio. no, non è una cosa paranormale. Al buio. Lo sai che quella luce c'ha il timer, no? Sì. Dopo un po' si spegne. Siccome l'ho accesa per scendere, Sì. Quindi non mi sono so scusato di riaccenderla per risalire. ti Quindi il sei timer è fatto. rimasto quello iniziale. Al secondo piano mi si è spenta. Ho fatto due piani con lei in braccio al buio. Pensa un Quindi po'. tu pensa come mi sono Pensa cagato che ansia. addosso per salire. Sì, infatti. Allora adesso la mettiamo in cucina, ok? E facciamo la tavola Ouija perché ce l'hanno richiesto. Quindi pensate voi per quello che ci dite che famo cose assurde, ce lo dico nei commenti, noi siamo pronti a buttarsi dentro Infatti, a una io fogna non per sono contenta loro. per niente. Però tu sei Sabrina Tozzi della famiglia del paranormale, la E qui queen del la paranormale, matta. la mamma di Simone Pinci, Una matta. egregio. Una matta. A posto. Olè. Ah, che bellezza. Dico a tutte le entità che sono legate a questo oggetto di risponderci sulla tavola Ouija che stiamo per fare. Noi ovviamente non abbiamo paura di voi, perché sappiamo che ci insultate, ci offendete, dicono sempre cose tendenti al maligno, no? Sempre pure quello che hanno detto sul televisore. Tutte frasi ironiche, ciao belli, era ironico, non era un ciao belli affettuoso. Anche che cosa ha detto poi, che vuole che bruci la casa, no? Sì. Divampa tra le mura, cioè è stata una cosa assurda. Infatti io adesso che l'ho portata su casa non so cosa potrebbe Di certo non succedere. ci ha detto cose piacevoli. Anche Ogni volta che la portiamo su, noi non sappiamo quello che può succedere perché è perché... sempre diverso Perché questo oggetto non è mai stato, cioè questo oggetto non è la solita cosa, capito? Cioè questa è una cosa che non abbiamo mai affrontato in tutti questi poi. anni. Perché il discorso che non è collegato che dentro all'interno della bambola c'è Aspetta, ti un'entità. riprendo, faccio vedere che bella faccia che c'hai. Malissimo, quindi sono Ragazzi, com'è brutta proprio. Sabrina? No, Bruttissima. No, non ti emozionare, Sabri. no, brutta davvero. Comunque, l'unica cosa che posso dire è che ogni volta è sempre diversa Sì, ma io ce l'ho alle spalle, lo so, eh. Quindi... problema tuo, io sto da quest'altra parte, quindi insomma, ancora sto tranquilla. Comunque, quello che ti volevo dire, specialmente a chi ci segue, il problema è che ogni volta è sempre diversa la situazione, ma per il semplice fatto che io sono convinta che col fatto che non è un'entità che sta all'interno della bambola, ma fa da portale, cioè da catalizzatore. Quindi alla fine non si sa ogni volta cosa riesci a raggiungere, e questo ci preoccupa, a me specialmente. Adesso sai che famo? Piazziamo questa telecamera qua, Sì. che riprende lei così, e ce ne piazziamo una che riprende noi mentre facciamo la tavola. Ok. Così è figo, penso, no? Cioè loro, se succede qualcosa in questo angolo, Anche perché ne no? abbiamo messo manco il sale. È vero, però tanto già l'abbiamo fatto la scorsa volta, quindi adesso proviamo così. Ho Ok, oddio, che sempre la faccio? sensazione che mi guarda. Allora La brutta faccia. mettiamo questa Sì. qua e ne mettiamo una lì. Allora, prima di tutto, non cominciate a fare i sommelier della tavola Ouija, come si fa, come non si fa, perché tanto nessuno sa al mondo come si fa, visto che è qualcosa che riguarda gli spiriti. Quindi, a parte che, cioè, ti rendi conto che noi per i vostri commenti arriviamo a fare la tavola Ouija con la bambola di Salem. Capito ragazzi? Questa è la fine di Sabrina Tozzi. Ah. Tu sei convinto? Se ci sei, puoi fare rumore? Sentito come respiro. Lo senti?
No, neanche. Eccolo. No, vabbè. Lo sentite, E ragazzi? ancora non abbiamo cominciato. Accendi subito. C'è una candela. Vai, vai, subito, subito. Questa è accesa. Sì. Questa è accesa. Dietro di me una bambola, voi la vedete perché avete l'altra camera. Adesso E adesso? è la fine. Silenzio totale. Silenzio totale adesso. Hai sentito che si è fatto sentire qualcosa? Tipo, a parte il respiro, Infatti. pure un tum 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 tum. Ma il problema è che prima che cominciamo la tavola già si è fatta sentire. Allora, questa è un'altra esperienza madre-figlio incredibile. Giusto perché ti voglio bene, guarda. Allora, no, Ragazzi. una mano sola. Facciamo un giro No, tutte e due. per strada. Un giro sarebbe meglio, piuttosto che fare la tavola qui, era meglio fare un giro, che dici? Sì, andiamo a fare una passeggiata. Che mi fai fa? Se c'è qualcuno, e quel qualcuno è proprio colui che si è fatto sentire poco fa, Io, cioè, vabbè. aspetta, entra in contatto con noi e farci sapere se sei tu che hai parlato attraverso il televisore, che mi insulti spesso. Vogliamo sapere più sulla bambola, su quello che ha fatto a quella famiglia. Apri gli occhi. Non mi sento molto al sicuro con gli occhi chiusi, capito? Io già non mi sento sicura col fatto che devo fare la tavola. Forza, entra in contatto con noi, lo sappiamo che ci stai guardando. Cammina, Sento si avvicina, forse si avvicina. Vieni qua. So che sei irrispettoso da un certo punto di vista. Rispondimi. Scusa, ma sei tu che spingi? Che No. cosa vuol dire sì? Ci stai per caso toccando? Io sono spinto da qualcosa che vibra, eh? Che vibra. È come una cosa che ti trascina. Un tartassamento leggero. Cosa speri di ottenere da noi? Vuoi fare lo stesso che hai fatto all'altra famiglia? Per cui quell'oggetto è valso più soldi per colpa del suo passato brutto? È questo che vuoi fare? Volete interagire con la bambola allo stesso modo di come hanno interagito gli altri con lei e hanno rovinato quella famiglia? Però noi non siamo la stessa famiglia, siamo No. una famiglia molto più particolare. F. Oddio. Fu.
ragazzi, è impressionante. Ma tu senti come ti trascina? Fuoce. Dietro, hai sentito? Oh. Fuoco. 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 Ma che... Perché, fuoco è come... Dice sempre, perché, è come del televisore, ti ricordi che ho detto? Perché ha detto pure brucia. No, ha detto... Le mura. Il fuoco divampa tra le mura. No, qualcosa di simile. E poi ha detto esulta lei. Quindi fuoco... Senti, senti. Intendi che... Intendi questo? Sta andando già su sì. Guarda, faccia su sì. Oh. Non piace per niente. Si sta muove. Si sta muovendo, si è mossa la bambola. Ma si è mossa la bambola, oh. Ma oh, pure sentire... Ma l'hai vista che si è mossa? Sì, è quello che mi preoccupa. Vibrava, cioè... vibrava tutta, come l'altra volta. Sì. Vibrava tutta. Ok, cioè ti rendi conto che si sta muovendo qualcosa di orribile dentro casa nostra? Ma di nuovo yes. Yeah, sì. Che si sta muovendo, intende? L'hai fatto quindi. Cerchi di attirare la nostra attenzione, giusto? Io ho i brividi. Ha detto fuoco, che è la stessa cosa. Sì, ma al momento che ha detto fuoco, si è mossa la bambola. Che è uscita fuori. Ma mentre che ha detto fuoco, si è mossa la bambola. Ma senti, ragazzi, non so se vi rendete conto delle botte che stiamo sentendo. Yes, ancora. Quindi vuoi fare quello che hai fatto? È questo che dice. Vuole, non lei, cioè lei influenza gli altri affinché succeda esattamente la stessa cosa. Infatti, quello... Vuoi che uno di noi finisca posseduto? Lo vedi? No, vabbè. E cosa possiamo fare? Aspetta, voglio domandare una cosa. Ma qui presente c'è un'entità positiva, benevola? Vedi, perché è una cosa che io ho immaginato già. Che cosa hai fatto alla persona? Anzi, che cosa ha fatto questa bambola alla persona che è stata esorcizzata? Vogliamo sapere se voi che siete influenzati da questa bambola potete dirci quello che hanno fatto gli spiriti che erano lì maligni e sono stati influenzati a loro volta da proprio da lei. Che cosa vuoi farci e che cosa quindi è stato fatto? Va? Sensazione stranissima. M. B. Bambini?
Hai visto la candela? Hai visto la candela? Sì, sì, ma pure hai visto la candela? Bambini. Vedi? Sì. Che vuol dire? Bambini. E perché? Che c'entra bambini con la bambola? Non c'è un'entità di... Allora? Nel caso di Anna c'era l'entità della bambina. Guarda la candela. Sì. Allora facciamo una cosa. Sì. Chiudiamo un attimo. Chiudiamo la seduta. Ok? Allora, chiunque è presente qui, io non autorizzo più a muovere la planchette. Io vi saluto e chiudo la tavola. Senti che pressione delle mani. Allora, io non ho idea di cosa significhi bambini. Ma in questo contesto proprio cosa c'entra? Voi, se avete idea che significa bambini in tutta questa storia, parlando della famiglia, no? Dell'altra famiglia, stavamo chiedendo di quello. Ma i bambini cosa c'entrano? Se voi avete idea di cosa c'entrino i bambini, scrivetelo nei commenti, perché io adesso non ne ho proprio idea. Fate le vostre supposizioni, scrivetele qua sotto. Stai fuori la porta, se mi si spegne la luce di nuovo accendila subito, perché ti giuro, io non le faccio altri due piani di scala al buio. Sì, perché io non li faccio altri due piani al buio. Devi lasciarci stare adesso, riportiamo l'oggetto in cantina. Adesso, siccome dobbiamo dormire stanotte, devo portare quell'oggetto giù. E io comunque già, se lo sapete, no? Dalle, così da batte l'occhio. Dalle occhiaie che ho, lo sapranno che non dormo mai, no? Proprio perché fare questa vita non è facile. Quindi sì, so che è bello i video e tutto, però alla fine... Ma le persone che stanno dall'altra parte non possono capire quello che si trova. Però noi siamo un po' autolesionisti. Sì, allora, avete capito?